dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale sulle emissioni di diossine e di furani dai camini dell'Ilva di Taranto. Siamo a quota 0,2 nanogrammi per metro cubo. Vorrei ricordare a tutti e a tutte, agli amici e a coloro che hanno coltivato curiose inimicizie in questi anni, che nel 2005 l'Ilva sputava in atmosfera 8, 9, 10 nanogrammi per metro cubo di veleni che si sedimentavano sui terreni, che entravano nel circolo alimentare, che ipotecavano la salute e il futuro della città di Taranto. Paura, abbiamo vissuto il nostro braccio di ferro anche con gli ambienti politici nazionali, abbiamo voluto una legge all'avanguardia in Europa, quella che imponeva entro il 31 dicembre del 2010 il raggiungimento del limite di 0,4 nanogrammi. L'ultimo dato dice 0,2, è un dato straordinario, è una delle migliori buone pratiche che ci siano state a livello europeo. Abbiamo non chiacchierato, non innalzato polveroni polemici, abbiamo operato per amore di Taranto.